Salve a tutti amici di Fantascienza Today, sono qui oggi per parlarvi di Non siamo vivi. Vorrei recensire questo prodotto perché Netflix lo ha buttato sulla piattaforma, probabilmente pensando di inseguire il successo, forse inaspettato, di Squid Game. Inaspettato e forse nemmeno troppo compreso, perché questo prodotto, questo Non siamo vivi, che veniva proprio proposto i primi giorni sulla piattaforma anche con un piccolo sottotitolo che diceva appunto che si trattava di un prodotto similare a quello di Squid Game, in realtà è molto molto diverso. Come vi sembrerà evidente, in giro non se ne è parlato altrettanto, non ha avuto lo stesso successo, anche perché si tratta di una serie che riprende in toto gli stilemi delle serie zombie, quindi in realtà molto più di nicchia rispetto all'interesse che può aver suscitato Squid Game. Mentre il primo, Squid Game, puntava anche su un effetto sorpresa, perlomeno sul grande pubblico, che magari non segue in particolare il mondo del manga o certe produzioni di carattere orientale, una serie zombie resta una serie zombie e non ha molto di nuovo da portare. Questa serie è interamente ambientata all'interno di un comprensorio scolastico molto grande, in cui la malattia si origina e di cui parte si diffonde. Noi troveremo nei primi episodi eviscerata molto bene la creazione del morbo, della malattia, che ci verrà ben spiegata con anche tutti i suoi retroscena che sono abbastanza interessanti. Questo zombie movie è abbastanza tamaro, diciamocelo chiaramente, e punta su una certa ingenuità, su un ritorno forse ad una semplicità narrativa che nelle produzioni occidentali si è un po' persa a favore di una maggiore ricercatezza. Ecco, quello che magari può dare effettivamente, e in modo paradossale, è proprio questo, il fatto di tornare a vedere una pellicola che di base come elemento portante è proprio solo il fatto della trasformazione zombie e di questo modo un po' infantile di portarlo in scena. In questa pellicola gli zombie sono molto dinamici, ti inseguono, sono famelici e in realtà sono anche più fragili rispetto al non morto classico, molto difficile da uccidere. Però questo non li rende meno letali. La parte interessante però è la contestualizzazione sociale. In realtà la serie tocca diversi temi. Parte e tiene in grande considerazione il tema del bullismo. Tutto parte proprio di lì. Il motore della vicenda è legata al bullismo scolastico, che evidentemente in Corea deve essere molto forte, perché sfocia in veri e propri reati gravissimi che vengono presentati nei primo e secondo episodio della serie. Non vi voglio fare spoiler, ma questa cosa è fortemente radicata nella serie e ne è motore principale. Voi vi chiederete come, in uno zombie movie? Esattamente. Ma la parte strana e interessante non si ferma qui. Ho notato, specialmente nella coda della serie, negli episodi terminali, in cui si allarga lo spettro della visione, si esce dalla scuola, si guarda anche altrove, un carattere molto molto diverso rispetto alle pellicole occidentali, e lo vediamo molto bene nel rapporto con le istituzioni. Istituzioni pubbliche, la classe politica e i militari soprattutto, sono presentati come figure estremamente positive, mentre nei film americani di solito l'intervento dell'esercito è una cosa vista in modo negativo, con un modo miope e anche brutale di procedere. Qui i militari, che comunque sono duri, ma ci vengono presentati in modo da farceli apparire persone giuste, che agiscono per il bene di tutti e con il bene di tutti fortemente al centro della loro azione, e in modo onesto. La classe politica qui lavora in modo onesto, cerca di non chiedere privilegi. Non parliamo della polizia o dei vigili del fuoco, che anch'essi fanno un'ottima figura. Ecco, questo modo di presentare gli aspetti pubblici della società sicuramente è molto diverso rispetto a quello che vedremo in una
pellicola di produzione occidentale. La parte veramente dell'esercito mi ha colpito molto, non capita quasi mai di vedere uno sforzo nel presentare in modo così positivo un intervento di questo genere. Da questo quadro si scolla fortemente l'ambiente scolastico. A parte qualche professore, le figure che troviamo di adulti nella scuola sono negative, a partire dal preside, persona che appare quasi corrotta e comunque interessata solo all'interesse economico della scuola, i referenti per il bullismo, non ne parliamo, e comunque molto del personale scolastico è presentato in veste negativa, e questo francamente non riesco, non conoscendo bene l'ambiente in cui è stato poi girato la serie, non riesco a capire come mai questo dualismo, la scuola funziona male, il resto delle istituzioni pubbliche funzionano bene. Vi voglio comunque dire che la serie funziona bene per due terzi, dopodiché si rompe uno dei paradigmi fondamentali, accade qualcosa che spezza una delle leggi che governano l'epidemia zombie, e di lì in avanti io l'ho gradita meno. Un altro aspetto che non riesce, secondo me, ad essere gestito in modo corretto sono le dinamiche in cui normalmente viene approfondito l'aspetto delle personalità dei protagonisti. I momenti fermi della storia, dove non accade nulla di dinamico e dove i protagonisti si parlano, ecco, queste parti sono ingenue come il resto, ma mentre nelle parti d'azione questa ingenuità globale non solo viene perdonata, ma come vi dicevo in un certo qual modo può anche essere piacevole da vedere, rilassante, meno complessa, invece nei dialoghi questo non funziona, c'è una certa lentezza che non si trasforma in profondità, non li ho trovati particolarmente funzionali e interessanti, ma questa cosa appunto parte da un certo punto in avanti, quando i personaggi in scena restano meno, ecco, la produzione cerca di approfondirli e lì non, come dicevo, le cose non funzionano. Stringi stringi, come classificare questo Non siamo vivi? Per me un prodotto da vedere se non avete niente di meglio, se vi piace il genere zombie, se siete di animo predisposto a perdonare certe ingenuità al prodotto che state per andare a vedere. Non aspettatevi niente di profondo, ma vi può far passare in modo leggero qualche ora e vi può dare anche qualche spunto di riflessione, non troppi, che si colgono però in modo difficile, perché sono in realtà spunti che provengono da un contesto sociale molto diverso dal nostro. Un saluto da Fantascienza Today, ci vedremo qui presto con il prossimo video, alla prossima!